E allora questa mattina ci poniamo una domanda. Esistono esempi concreti della Chiesa in uscita sognata da Papa Francesco? Beh, da questa domanda nasce l'idea del libro del giornalista e scrittore Mario Scelso, che zaino in spalla ha girato l'Italia per visitare realtà, parrocchie e associazioni che hanno provato a prendere sul serio le parole e le indicazioni del Santo Padre. Autore del libro Chiesa in uscita seguendo Papa Francesco, siamo collegati con il giornalista Mario Scelso. Buongiorno Mario, benvenuto. Buongiorno, un saluto a tutti gli spettatori. Grazie per aver accolto il nostro invito. Allora, abbiamo visto la copertina del tuo libro, Chiesa in uscita, 14 storie, diversi spaccati di vita vera. Si potrebbe definire un libro pop, perché? Ma un libro pop perché io ho voluto raccontare la Chiesa che però vive nel nostro tempo, nel tempo attuale, ed è una Chiesa fatta di persone comuni, di persone anche semplici, che appunto vivono la vita quotidiana, che però mettendosi in gioco, seguendo il Vangelo e provando a vivere la Chiesa in uscita, riescono a realizzare qualcosa di bello. Perché dico pop? Faccio un esempio, ci sono tre capitoli del libro che sono ambientati a Napoli e sono ambientati, il libro è scritto, diciamo, l'anno scorso. L'anno scorso in Napoli, ricorderete, insomma, stava vincendo lo Come scudetto. no? Allora uno non può, diciamo, andare nei luoghi senza rendersi conto della realtà circostante. Ma questo lo dico per dire che però anche la gente che frequenta gli ambiti ecclesiastici non sono persone estranee, diciamo, al tessuto sociale di tutti i giorni. Però questo è anche un po' un aiuto per tutti noi. Cioè che, voglio dire, sì, dovremmo aspirare alla santità, ma anche con i nostri limiti e con le nostre difficoltà possiamo provare a vivere una Chiesa appunto in uscita, che poi diventa un qualcosa di utile per le persone più bisognose. È bello appunto leggere il tuo libro perché mentre parli di chiesa, appunto parli anche dello scudetto del Napoli, di Mare Fuori, insomma, come dire, protagonisti davvero della chiesa in uscita sono le persone comuni che vivono il nostro tempo, che sono nel nostro tempo, che non sono fuori dal mondo. Tu racconti 14 diversi spaccati di vita vera, l'ho detto, 14 realtà diverse tra loro, dall'ecologia alle carceri ai migranti, diverse anche per collocazione geografica e diversità di carismi, ma, e questo lo sottolinei, uno solo è lo spirito. Beh, uno solo è lo spirito, appunto, lo diceva già San Paolo, diversi carismi, ma uno è lo spirito. Però ecco, dal mio libro credo, spero di essere stato in grado di raccontare la vivacità della Chiesa, la vivacità attuale della Chiesa capace di occuparsi di temi ecologici, penso ai circoli Laudato Si', una realtà nata sotto il pontificato di Papa Francesco in seguito appunto all'enciclica Laudato Si'. C'è la Chiesa presente nelle carceri, ho intervistato l'ispettore generale dei cappellani delle carceri, c'è la Chiesa che si occupa di aiuto ai migranti, c'è anche un capitolo interessante ma un po' complesso, però molto attuale, direi, sull'intelligenza artificiale, cioè sui temi di Chiesa e web, nel senso che appunto la Chiesa vive nel nostro tempo e deve anche in qualche modo provare a rispondere alle domande del nostro tempo. Faccio due esempi concreti. Guerra e pandemia. In due capitoli nel libro, ecco, ad esempio, un capitolo parla di una chiesa di Rovigo che allo scoppio della guerra in Ucraina è diventata un po' un polo di attrazione per gli aiuti ai profughi, un polo di accoglienza per le persone che arrivavano. Ricorderete che allo scoppio della guerra sono arrivati molti ucraini da, appunto, specialmente nel nord Italia. Però il parroco di questa chiesa, San Bortolo di Rovigo, mi raccontava che questo aiuto ai profughi ha rianimato anche la vita parrocchiale. Perché poi, quando la chiesa, come posso dire, non si perde magari nella troppa attenzione al rito, ma diciamo si mette in gioco, poi diventa attrattiva e coinvolgente. Penso anche al lavoro fatto della chiesa durante la pandemia. Tutti Certo. ricordiamo Papa Francesco in Piazza San Pietro, ma pensiamo a quante parrocchie,
quante realtà si sono attivate per fornire aiuto concreto, materiale, ma anche spirituale nel tempo della pandemia. È vero, verissimo. Mario, un tuo amico sacerdote ha utilizzato una bella metafora. Le storie che racconti sono come tessere di un mosaico, ogni tessera è preziosa, ma la bellezza del mosaico, si ottiene unendo tutte le tessere. Beh, sì, perché poi ognuno di noi è diverso, ogni realtà parrocchiale è diversa. Tra l'altro, il libro spazia tra parrocchie, associazioni, c'è anche un Certo. capitolo sulla comunità di Sant'Egidio, di cui io sono membro da tanti anni. E realtà, appunto, in forme diverse, realtà anche non per forza totalmente ecclesiali. Penso all'amico Luca Iacovone di Matera, che è un imprenditore legato al movimento The Economy of Francesco. E sostanzialmente Papa Francesco nel 2019 ha lanciato un invito agli imprenditori, ai changemakers, per riunirsi ad Assisi per provare a vivere e costruire un'economia solidale. E ad esempio, ora non mi dilungo, ma Luca Iacovone, che gestiva una RSA per anziani, un istituto, interrogato dagli incontri fatti nell'ambito di The Economy of Francesco, ha pensato che non può essere per lui la strada da cristiano di operare in una struttura, diciamo, in un istituto, e ora sta lavorando a dei progetti di co-housing, di piccole convivenze, per dire poi che il Vangelo, quando ci tocca nel cuore, ci interroga. Ed interroga non solo la nostra fede, ma porta anche dei cambiamenti concreti nella vita quotidiana di tutti i giorni. È emerso anche dalle tue parole, dall'esperienza, da quello appunto che poi è diventato un libro, ricordiamo, Chiesa in uscita seguendo Papa Francesco. Come possiamo, dicevamo appunto, persone comuni che vivono il mondo, vivono nel mondo, come possiamo vivere pienamente la Chiesa in uscita? Allora, Papa Francesco più volte parla di sinodalità. Sinodalità, io la intendo non come la riunione dei vescovi, ma come un vivere in comunione, come essere una fraternità. La Chiesa vive se è comunità. Allora, ci sono nel libro tanti esempi di storie in cui non c'è un bravo parroco da solo, ma c'è una sintonia tra parroco e parrocchiani, tra persone ed associazioni, e tutti si mettono un po' in gioco, superando paure, superando difficoltà. Faccio un esempio banale, perché è più facile magari con degli esempi. Certo. A Modena c'è una parrocchia, la parrocchia di San Giovanni Evangelista, e questa parrocchia ogni sabato organizzano un pranzo, si chiama Amici a Tavola. Ogni settimana un gruppo di volontari cucina per le persone più povere del quartiere, però poi mangiano insieme, non è che mangiano i poveri, mangiano insieme a loro. E questo pranzo è preparato anche, ad esempio, dai volontari di Rifondazione Comunista, perché comunque loro sono contenti di fare qualcosa di utile. Però poi alcuni volontari si sono fermati in parrocchia, perché comunque hanno Certo. trovato anche così un senso a quello che fanno. Oppure c'è la comunità filippina, perché il parroco Don Graziano è stato per 2 anni Fidei Donum nelle Filippine ed ha mantenuto uno stretto legame con la comunità filippina, e i filippini, che si sono sentiti aiutati, hanno la volontà di restituire, di fare qualcosa di bello per chi li ha aiutati, e quindi cucinano per queste persone più bisognose. Però poi quando si va a visitare questi posti si vedono delle persone felici, serene, contente, che nel Vangelo, nella comunità, nello stare insieme hanno trovato un senso alla propria vita. Bene, molto bello quello che dici, sì, belle anche le storie che racconti in questo libro che ricordiamo, si intitola Chiesa in uscita, seguendo Papa Francesco. Chiedo alla regia se possiamo rivedere la copertina del libro firmato da Mario Scelzo, eccola qui, aiutami, la casa editrice, ecco, edizioni Ecco. Efesto, eccola qui, Mario Scelzo, Chiesa in uscita, beh, con la prefazione del cardinale.
Matteo Maria Zuppi. Grazie Mario per essere stato con noi, spero tu abbia un altro libro in cantiere, così ti aspettiamo per poterlo presentare ancora insieme. No, però sto pensando, appunto, stavo guardando prima, vi stavo seguendo Il cammino del Gargano, qualcosa del Sì. genere. Diciamo che sto pensando a qualcosa legato ai cammini, che secondo me è un tema molto attuale, che colpisce tanta gente, attrae tanta gente, anche non credenti, il discorso di mettersi in cammino. Però è solamente un'idea Un'idea. per ora e chissà, magari sì. Perché no? Se vuoi, ti aspettiamo a San Giovanni Rotondo se vorrai seguire il perdono del Gargano. Anzi, chiedo alla regia se possiamo, visto che Mario ci ha dato quest'assist, rivedere l'immagine, ecco, il cartello del perdono del Gargano 2024. Si tratta di un cammino penitenziale da Monte Sant'Angelo a San Giovanni Rotondo, appunto, per lucrare l'indulgenza plenaria. 30 giugno, 1 luglio, nell'ottavo centenario delle Stimmate di San Francesco. Quindi uniamo Padre Pio, San Francesco e l'Arcangelo Molto San Michele, volentieri, caro Mario. Quindi se vuoi ti aspettiamo, anche se non ce la fai per quest'anno, il prossimo anno 2025, l'anno del Giubileo. molto volentieri. Grazie, grazie per essere stato con noi, alla prossima Grazie. Grazie a voi, occasione. grazie a tutti gli Ciao, spettatori, a presto. buon lavoro, grazie ancora. Allora, chiedo a Nicola se abbiamo delle notizie oppure se andiamo in pubblicità, chiedo anche Lumia, ci possiamo collegare? Ok, un attimo con Nicola per vedere se ci sono degli aggiornamenti e poi andiamo in pubblicità. Sì, lasciamo lo spazio ora a notizie dal tenore più leggero. Purtroppo la cronaca ci impone molto spesso notizie brutte, come abbiamo fatto questa mattina, relative ad esempio alla morte di questo giovane di 16 anni, l'omicidio di un ragazzo causato da due coetanei. Ma le notizie poi della guerra purtroppo non mancano mai, e in questo caso vogliamo aprire una finestra su una notizia particolare, interessante, che riguarda il mondo della scienza e ci fa alzare lo sguardo verso la Luna. Il modulo di ascesa della sonda lunare cinese Chang'e 6 è tornato sulla Terra, riportando con sé i primi campioni al mondo di roccia prelevati dalla faccia nascosta della Luna. La capsula di ritorno, seguita in diretta dalla televisione di Stato cinese, è atterrata nella Mongolia interna, nel nord della Cina, leggiamo sull'ADN Cronos. La missione, fa sapere la China National Space Administration, è stata un successo ed è considerata una pietra miliare nel programma spaziale cinese. Dunque, una notizia particolare questa, ma ci ritroveremo più tardi con altri aggiornamenti nel corso di questo nostro appuntamento. Bene, allora di nuovo linea alla regia, ancora uno stacco pubblicitario e poi andremo a Matera, dove fino al 27 giugno si tiene il Nessuno Resti Fuori, Festival di Teatro, Cinema e Persone. State con noi.